Eccoci, bentornati su Go Games. Siamo su Zelda Tears of the Kingdom e in questo video andremo a fare una missione secondaria. Ci troviamo qui nella torre del forte di guardia, quindi proprio all'interno del forte di guardia, e da qui vi faccio vedere dove sbloccare la secondaria. E ovviamente si potrà sbloccare dopo aver sistemato questo capanno, molto molto semplice. Quando, aspettate un attimo che qui andiamo a fuoco, e quando vi si presenterà l'occasione qui al forte di guardia, vi avvicinerete a lui e a un altro NPC, vi diranno che dovranno costruire la stalla e gli manca un pezzo. Il pezzo si troverà proprio qui vicino, lo prendete con ultramano, lo appoggiate lì sopra e il gioco è fatto, molto molto semplice. Dopodiché ci sarà disponibile questa quest, quindi parliamo con Les. Ci chiederà sostanzialmente di andare a recuperare il suo cavallo che si chiama Pois Pua, insomma vedete voi. Ha paura dei tuoni e vabbè. La secondaria si chiama appunto dove è finito il mio cavallo e vi faccio vedere dove si trova. Eccoci qui, proprio vicino, è molto molto semplice. Il cavallo in questione è lui. Quindi ci avviciniamo, ci accucciamo. E gli saltiamo in groppa e ovviamente cerchiamo di calmarlo. A posto. E adesso lo riportiamo nel forte di guardia. Mamma mia, sa, distrugge tutto Hyrule, e che cos'è? Siamo entrati dalla parte sbagliata, ma non importa. Scusate, c'ho un po' di mal di gola. Alex, devi sagarmo, sagarmo. No, non ti alterare, non ti alterare. Tutto a posto, vai. Arrivati. E in questo modo guadagneremo 50 rupie e finiremo una secondaria. Ci darà anche una carota sprint. Se riparlate con Les, vi chiederà se volete diventare i proprietari del cavallo. Gli diciamo sì, perché no, è carino e ce lo teniamo. Yes. Io gli lascerò il nome che gli ha dato il proprietario. Ormai Porello è abituato a essere chiamato così, gli cambiamo nome, pare brutto. E poi lo lascerò qui, perché tanto al momento non mi serve. Detto questo, giovani, anche per questo video è tutto. Grazie mille e alla prossima.